Bene, cari amici, ben ritrovati dal vostro amico Dino. Oggi mi ritrovo qui dopo all'incirca 2 mesi in via Saverio Mirella. Bene, scoprì questa discarica per una deviazione che dal San Paolo porta al centro commerciale Bari Max o in prossimità di quella zona. Ed ecco, quello è ciò che è rimasto e magari è sempre in fase di ampliamento. Come possiamo notare, ecco, copertoni, abbiamo una serie di paraurti che non finisce mai, di tutti i colori, materassi. Ecco, come dissi già nel video precedente, è da notare che ci sono degli sversamenti a blocchi. In seguito noteremo alcune immagini in più perché mi sono spinto quasi all'interno di questo capannone abbandonato e praticamente in questa seconda zona del capannone ci sono meno materiali perché la strada è ostruita già da dei depositi fatti in precedenza. Voglio fare una precisazione in merito a quanto sia bastardo l'animo umano del barese in civile che appena trova un buco si sente in obbligo di depositare qualsiasi tipo di materiale senza nessuna paura. E tutto questo perché non c'è una vigilanza attiva comunque in tutta la zona industriale o nei punti strategici. Ecco, da queste immagini dove possiamo notare tanti paraurti, allora possiamo fare un controllo più accurato nei carrozzieri per verificare dove loro vanno a smaltire tutti questi paraurti. Bene, qui già siamo ecco, nella seconda zona, mi sono inoltrato più del dovuto e questo è quello che abbiamo materiali di risolta, secchi, guardate quanti vetri. E poi all'interno di questi locali ci sono quadri elettrici divelti senza i cavi elettrici dai quali hanno rubato il rame o comunque ecco, questa è la situazione di quello che c'è. In finis possiamo notare la situazione di questo ex capiotto e di un cassonetto segnalato col numero L2102 che non serve più, può essere dato alla comunità.